Le radici del calcio affondano nelle piazze, nelle strade, nei vicoli di ogni città. È proprio lì, lontano dai riflettori, che nascono le storie più belle, quelle senza tempo, quelle che sanno di amicizia, di rispetto, di passione. Perché quando c'è la passione, lo stadio è davvero ovunque, anche a Firenze. Qui, nella città che ospita le meraviglie di Michelangelo, di Brunelleschi, di Giotto, una bambina di 9 anni dà vita al suo masterpiece, al suo capolavoro, e si innamora di un pallone che rotola più veloce, delle diffidenze, delle male lingue, delle paure. Tutto questo tra i vicoli delle strade. Entrare su quel campo verde per me è sempre emozionante. Nei momenti difficili si può sempre contare sull'amico più leale e sincero di tutti, il campo. Essere forti vuol dire non mollare mai. Noi bambine che abbiamo iniziato a giocare a calcio l'abbiamo imparato presto. Quando uscivo da scuola giocavo con i ragazzi, ero l'unica bambina e quindi c'era qualcuno che ancora storceva un po' il naso perché non era tanto d'accordo. Ci sono luoghi in cui è facile sentirsi invincibili, dove senti che nulla potrà mettersi fra te e la gioia di calciare un pallone. Quando vinci è un'esplosione di gioia, perché vincere sul campo ti regala veramente una felicità incredibile. E poi è un vincere facendo qualcosa che ti viene naturale, qualcosa che te ti svegli e senti che sei nato per fare questo. Oltre ai piedi buoni serve una testa bella dura, e Aria ce l'ha. Lei il rispetto se lo guadagna in campo, metro dopo metro, passaggio dopo passaggio. E le prestazioni sono una conseguenza logica. Conquista la stima di chi ama il calcio più vero. Per me rispettare l'avversario significa dare tutto e fare la guerra su ogni pallone, divertirsi e poi vinca il migliore. L'esperienza del vero calcio di strada, un'emozione che ti rimane dentro. Il calcio di strada è sicuramente una scuola di vita. Dalle strade agli stadi, è bello aprire nuovi orizzonti. Ok, dai, si torna alle origini.